Siamo in Basilicata, nella provincia di Potenza e nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lago Negrese. E siamo nel territorio di Marsico Nuovo. La nostra escursione parte dal Pian del Lago a circa 1290 metri sul livello del mare ed ora ci stiamo dirigendo verso il rifugio Fontana delle Brecce. E ripartiti da Fontana delle Brecce, dopo 500 metri scendiamo verso il vallone Calzetta, che lo percorro per la prima volta. Ed ora scendendo verso il vallone siamo alle pendici della Timpa del Lupo, 1316 metri sul livello del mare, e tra poco arriveremo sulla provinciale della Sellata. Dopo circa 200 metri di asfalto riprendiamo lo sterrato risalendo verso Pantano delle Corti. E di fronte a noi la Timpa del Lupo. Anche questo sterrato è la prima volta che lo percorro. Ed ora stiamo risalendo verso il monte, 1410 metri sul livello del mare. Ed ora una bella discesa verso la piana del Prisco. E dalla piana del Prisco stiamo risalendo verso il Monte dell'Arena, 1356 metri. Ed ora ridiscendiamo a piano di Prisco e risaliamo verso Colle Margiotto. Ed eccoci giunti a Colle Margiotto ed ora scendiamo verso il sentiero bellissimo di Mariele Ventre. E anche questo che percorro per la prima volta. Questo sentiero parte da Sasso di Castalda, dalla località Costara,
e raggiunge il rifugio Fontana delle Brecce di Marsico Nuovo. E questo percorso veniva effettuato dai genitori di Marielle Ventre, Livio e Maria, per festeggiare l'Assunta a Marsico Nuovo e la festa di San Rocco a Sasso di Castalda. Arrivati in fondo alla valle, attraversiamo il fiume Fiumicello e risaliamo verso il piano Bella Gamba. E qui c'è un panorama fantastico, si vedono i Monti Alburni con Monte Panormo, Monte Urto, Falcone, le Palombelle, Monte Tirone e così via. Ed eccoci al bosco della Costara, fantastico, faggeta meravigliosa. Dei single track stupendi. Ed eccoci giunti al faggio di San Michele. Potrebbe avere dai 300 ai 500 anni. Ed ora verso la cappella di San Michele. E da Sasso di Castalda che parte il sentiero Frassati e questa è la cappella di San Michele ed ora ritorniamo dalla valle Costara, molto impegnativa in salita e pericolosa perché se si sbaglia si va di sotto. Siamo giunti poi a Fonte Ceresola, piano Ceresola e poi verso Tempa d'Albano e poi per il rifugio delle Brecce costeggiando il Monte Marugio e ritorno al Pian del Lago.
giornata autunnale ma molto fredda. Percorso meraviglioso.